Ciao a tutte! Allora, dopo l'ultimo successo del video di Outfit, eccomi con un nuovo video di Outfit, visto che vi piacciono così tanto. Allora, rido perché l'ultimo video, non so neanche io come, né perché mi è andato a finire per una giornata tra i più visti, quindi nella homepage di YouTube, più visti o i più popolari, non mi ricordo, insomma, nella categoria fatate stile. Era nella homepage di tutti, quindi non era soltanto nella homepage di chi è iscritto al canale. E quindi, oltre a ricevere commenti delle persone che sono iscritte al canale e che quindi magari sanno perché noi facciamo questi video, perché è una moda che va, insomma, tra di noi, è una cosa nostra, ecco, ci sono persone che magari, diciamo, le sto giustificando anche, diciamo, estranee ai fatti, esterne a questo mondo, forse, non so, vedendo un video di una ragazza che fa vedere com'è vestita. Si sentono, non so, toccati nel loro amor proprio e quindi cominciano a commentare in modo cattivo, ma a me sinceramente fanno ridere perché sembrano persone frustrate che stanno lì davanti al PC e a me sinceramente quei commenti lì, i commenti di queste persone fanno ammazzare dalle risate perché sono commenti assurdi della serie ma vai a lavorare, e il classico modello d'italiano perdi tempo, e cioè, poi voglio dire, il bue che dice cornuto all'asino, io sto perdendo 3 minuti a fare un video per una cosa che c'è un motivo di fondo per cui la sto facendo, anche se è una perdita di tempo. È un passatempo, per me è un hobby. Tu e il tuo hobby qual è che vieni a insultare me? Stare davanti al computer a guardare video che non ti interessano? Il titolo è palese. Vabbè, comunque. A me divertono tanto questi commenti, c'è stato anche chi mi ha detto che aveva visto donne vestite come ero vestita io sulla tangenziale. Ora io vi invito davvero ad andare a vedere come ero vestita quella sera, ci sono ancora tutti quanti i commenti, e dire se avete mai visto una donna sulla tangenziale, quindi una signora della strada, vestita come ero vestita io, cioè senza tacchi, senza un minimo di scollatura. Beh, boh. Vabbè, comunque, detto questo, volevo dire a tutte quante invece le altre ragazze, perché molte mi hanno scritto, amano, perché io ho intitolato Outfit primaverile, perché comunque siamo in primavera. Però ero vestita con un jeans, una maglia marrone e lo stivale nero. E molte mi hanno scritto, ma non sono colori primaverili? Sì, effettivamente non saranno colori proprio rappresentativi della primavera, però io era un venerdì sera. E per come sono io, con una maglia arancione, verde, colori comunque, colori che siano diversi da, ecco, magari da colori scuri, magari un verde scuro me lo posso anche mettere di sera. Io di sera non ci uscirò mai con colori eccentrici perché non rientra proprio nel mio stile. No. Io amo il nero, io anche in piena estate, i colori che metto di più di sera sempre, sottolineo di sera. Sono il bianco e il nero, perché sono i colori con cui mi sento più me stessa. Boh, poi non so, a me il nero è un colore che sembra stia bene in tutte le occasioni, ti dà quel tocco di comunque, non lo so, piace tantissimo. Se di sera, se devo scegliere tra un colore e il nero, io assolutamente vado sul nero, ma senza neanche pensarci un attimo. Certo, a meno che non è un falò sulla spiaggia e non me ne frega niente, metto una canottiera in pantaloncino, sti grandi cavoli. Però, insomma, per la sera io amo i colori scuri, quindi per me, cioè, se una maglia è leggera non è che perché è marrone vuol dire che è invernale, anche perché se vado vestita in quel modo d'inverno, cioè, muoio di ipotermia. E per quanto mattina comunque non ho messo colori vivaci, ma avevo un giubbino color rosso, quindi vi dicevo, comunque, allora. Non fate caso, sono struccata, sono uscita soltanto per andare a comprare una ricarica e non è che ho fatto questi grandi giri, quindi stamattina poi mi sono lavata i capelli, neanche ci ho fatto la piega. Io non ho capito perché quando parlo devo fare, e non mi vengono le parole, devo fare i gesti per farmi venire la parola in mente. Non è una cosa normale. Boh, vabbè, capita anche a voi. Comunque, vediamo un pochino quest'outfit. Ho uno di quei maglioncini, comunque, cioè, è finissimo, è proprio leggero questo qui, a mezza manica. Questo qui è di Guess. Ah, perché molte poi mi avete scritto di dire la marca dei vestiti che avevo indosso. Effettivamente sì, avete ragione, perché se no, se magari vi piace qualcosa la volete andare a cercare, dove l'andate a cercare? Dicevo, maglioncino a mezza manica di Guess. Questo qui, peraltro, però l'avevo preso l'anno scorso, quindi è probabile che. Se lo volete cercare magari in un outlet,
Sotto ho un ginsettino di effetti, l'ho comprato l'altro giorno, un negozio carino come negozio effetti. E sotto non va a finire proprio strettissimo alla caviglia, perché io, a meno che... Aspetta, sto scomoda a parlare così. Praticamente questi jeans strettissimi alla caviglia mi piacciono se ci devo mettere uno stivale o se ci devo mettere una scarpa con il tacco. Per le scarpe da ginnastica o per le sneakers non mi ci riesco a vedere, mi sembro tipo papero perché cioè la caviglia va a finire fina e poi la scarpa, boom. E quindi per le scarpe da ginnastica, le sneakers, queste qui, cerco di prendere jeans comunque che siano un pochino più larghetti qui sotto. Sotto ho un paio di shocks, grigio e nere, che riprendono un pochino la maglietta. E sopra ci avevo messo un giubbino rosso, perché di giorno il colore ci può anche stare. Comunque, un giubbino rosso, sempre di effetti, la collezione questa qui primaverile. E sopra ancora la mia classica borsa nera di Calvin Klein. Io questa qui l'avevo presa ad un outlet. E insomma, niente, un outfit veramente semplicissimo, però l'ho voluto fare perché, appunto, come vi ho detto, mi sto divertendo tanto a fare questi video di outfit. Quindi, visto che giorno, come vi ho detto, struccata, capelli che gridano vendetta e niente, così è. Così esco solitamente di giorno quando non devo fare nulla di particolare, ma devo soltanto muovermi per questioni di necessità. Ok, con questo è tutto. Questo video ho parlato in modo totalmente confusionario, penso sto a 3000 stamattina, non so perché. Vabbè, comunque, ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacione. Ciao!